You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Ciao ragazzi, io sono Red e come potete vedere dietro di me ci sono quattro non piccole ma gigantesche chicche che adesso andremo ad analizzare. Dove siamo, mi chiedete? Beh, all'Apocas Paintball Park. Siamo gentilmente stati ospitati da... Entriamoci, gira! Questi due gentili signori ci faranno da chaperone, ci spiegheranno in questi mezzi cosa c'è dentro, ci faranno vedere un po' tutte le piccole robine nascoste che hanno da offrire. Volete dire qualcosa? Che però la robina nascosta di solito la tiro fuori alla fine. Anche Cavaretta ce l'ha una. Io l'ho lasciata a casa. Niente, bando alle ciance, ciance alle bande, partiamo con il primo mezzo. Cosa ci puoi dire di questo piccoletto, per modo di dire? Ma allora, questo è un mezzo effettivamente piccolo per il mondo militare. Fa parte della famiglia dei CVRT, che è una famiglia di mezzi da combattimento cingolati da ricognizione, quindi sono fatti in questa maniera piccoli, sono simili a un gippone, a un furgoncino, in modo tale che è facilmente dispiegabile in qualsiasi tipo di terreno. È un mezzo dell'esercito inglese, questo qua si chiama Sabre, è uguale, identico a quelli che usano ad oggi in guerra. Quindi è bello moderno, insomma. Lui è proprio dell'80, diciamo, che i modelli successivi sono identici, cambiano, diciamo, tutta la parte tecnologica delle armi, dei periscopi, qualche miglioria, però principalmente la forma, lo scafo e come si guida è proprio identico a tutti i modelli che ad oggi vengono utilizzati. Può essere caricato sugli aerei e scaricato, non viene paracadutato, Monta due armi, il principale è un autocannone, un 30 mm Raden. Coassialmente c'è montata, se guardi alla sua destra, anche un portamitragliatore. All'interno viene sistemato un MG da 7,62 di calibro, in modo tale da avere due potenze di fuoco in base al bersaglio da dover andare a colpire. E infine abbiamo anche un'arma di difesa, che sono quei quattro tubi che abbiamo negli angoli, quattro a destra e quattro a sinistra, che sono dei lanciagranate fumogene, quindi in modo tale da poterci poi nascondere dal nemico. Posso mettere una mano qua e un piede qui. Ragazzi, sono tornato qui da solo perché il buon Lorenzo mi ha spiegato indicativamente tutte le varie robine interessanti. Ve le riassumo io perché già in due non ci si sta, essendo questo un mezzo veramente molto piccolo. Questa ripresa vale mille parole, devo essere sincero, è veramente figo. Partiamo da dove sono seduto io. Questa postazione è quella dell'artigliere. L'artigliere era quello che all'interno del carro si occupava di sparare. Passiamo a un bel POV. I due strumenti che utilizzava l'artigliere erano questo, che faceva in modo, adesso ci riesco, di mi permette di muovere, non vedo un cazzo di niente, e quindi di regolare lateralmente, mentre la regolazione di altezza era data da questa, che si gira sempre in questa maniera e va a regolare l'altezza del cannoncino che c'è lì fuori. Abbiamo anche il bellissimo tastino rosso, vi ricordo che rosso vuol dire pericolo e che quindi quando premete quello lì andiamo a sparare. A proposito dei colpi, venivano immagazzinati giusto qui di fianco a me, in questo racket, come vedete, che ha queste forme tonde. Qui ci sono i colpi. Sparava queste sbede qui e vi assicuro che ovviamente sono vuote per ovvi motivi, però non vi sarebbe piaciuto riceverne una né addosso né nelle vicinanze. Che casino. Qui venivano incamerati i colpi, come potete vedere. Adesso me l'avevo fatto vedere, me lo sono già dimenticato. Ti aspetto. In questo scompartimento qui, che adesso non apro per comodità, c'è una porta colpi tripla, quindi vi permette di mettere tre colpi qui dentro, chiudere, incamerarli e poi caricarne altri quattro, se non sbaglio. Quindi questo è un cannone semiautomatico, vi permette di sparare fino a 7 colpi dietro fila prima di dover ricaricare. Questo qui invece è la leva d'armamento, quindi voi la girate e ovviamente quando sono i colpi dentro, tac,
li butta dentro al cannone e siete pronti a sparare. Sostanzialmente questo è l'importante, la posizione dell'artigliere. Qui dietro di me abbiamo tutte le radio, delle robe e questa bellissima rete portacolpi. Per quanto riguarda la posizione del capocarro, come potete vedere il capocarro ha lo stesso tipo di periscopio presente anche qui davanti a me, da cui si vede ovviamente tutto. Ci sono questi occhialoni per lo zoom, riusciamo a tenere sotto controllo tutta una serie di comandi, ragazzi, guardate che cazzo di figata. E ovviamente il capocarro vede quello che vede l'artigliere, in generale può muoversi più liberamente, quindi controllare meglio, dare le indicazioni all'artigliere e poi dirgli di andare a sparare. Ragazzi, non mi soffermo più di tanto su questo modello in particolare perché ne abbiamo altri tre e se mi metto qui a dirvi tutte le robe che ho scoperto faccio a notte. Sono veramente dei modelli molto molto carini e anche gli interni sono veramente molto curati. Hanno un livello di realismo veramente 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 croccante. Allora, questo è un Alvis Stormer. Alvis è la marca e Stormer è il nome. Ok, non è il cantante. Non è. Quindi è della stessa famiglia dei CVRT come l'altro mezzo, quindi un mezzo che deve essere veloce, aviotrasportabile e leggero. Leggero, come lo otteniamo la leggerezza in un carro armato? Facendo la blindatura di alluminio. Quindi blindatura di alluminio, uno dice con l'alluminio ci facciamo le sedie da giardino. Esatto. Sì, però l'alluminio trattato in una certa maniera diventa alluminio balistico che è molto resistente e ci facciamo quindi le corazze dei carri armati. Allora, questo mezzo serve semplicemente per portarsi in giro quel sistema lanciamissili da sopra. Ok. Quindi questa è la versione che si chiama HVM. Un sistema che si usa principalmente come sistema antiaereo, sistema d'arma totalmente automatico. E come funziona? Abbiamo là sopra la batteria di missili, caricata con 8 missili. Qui davanti, sopra la scritta APOCAS, abbiamo quello che è un puntatore. Okay. Dopo ve lo facciamo vedere un po' meglio. Che cosa succede? Il mezzo è fatto in modo da trovare in un raggio di 15 km un bersaglio aereo nemico. Il puntatore lo inquadra e con una telecamera infrarossi manda le immagini su un visore all'artigliere. Se l'artigliere decide che il bersaglio è da battere, deve semplicemente premere un bottone e poi la torretta fa tutto da solo, spara uno o due missili, questi due missili volano e vengono guidati al bersaglio dalla testa mobile che lancia un fascio laser sul bersaglio. Fucking laser sights. La cosa interessante di questo sistema che lo rende infallibile è la velocità del missile. Il missile va a velocità Mach 3, quindi tre volte la velocità del suono. Vacca boia. E arriva, diciamo, sul bersaglio in genere entro i 6 secondi. Il pilota nemico in genere non ha neanche tempo di accorgersi che c'è un problema in arrivo, dopo 6 secondi l'aereo è colpito. Questo missile qui funziona bene perché costa molto. Singolo missile costa 20.000 euro. Quindi se volete spararne un paio, diteci qualcosa, vi facciamo un bel preventivo insieme ad APOCAS. È tutto demilitarizzato, però appunto tutti i sistemi all'interno sono ancora presenti. Okay. Non funzionano, ma ve li possiamo far vedere. Bene, siamo all'interno quindi dell'altro mezzo e ragazzi, non so perché, ma già dalle riprese è una di figata. Non vi riesco a descrivere esattamente gli odori, il senso che si ha di stare dentro a questo genere di mezzi, è un'esperienza veramente unica. Allora, mi hanno spiegato che questo carro, come detto, è adibito al trasporto truppe, quindi come potete vedere è veramente, mi piego tantissimo, molto più spazioso rispetto a quell'altro. Questo qui è per immagazzinare i missili, vedete, li mettete tutti uno sotto l'altro, dalla dimensione capite già quanto cacchio sia grosso. Qui davanti, poi dopo abbiamo le due postazioni che abbiamo visto anche prima. Qui c'è il capocarro, mentre qui c'è l'artigliere. La cosa è praticamente uguale a prima, con l'unica differenza che a questo giro non ci sono tutte le bocchette per vedere, ma qui manca, come potete vedere, c'è questo cavo qui attaccato, il pannello di controllo, in quanto non abbiamo un cannoncino che spara appunto dei petardoni, ma abbiamo quel sistema di puntamento laser col missile sopra. Quindi qua normalmente c'è un pannello che vi dà tutte le informazioni, voi schiacciate il tastino e parte un missile a dai velocity che va a spaccare chiunque ci sia in giro. La postazione invece del capocarro, come potete vedere, è molto 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 più spaziosa. Questo giro c'è sempre la possibilità di girare e muovere tutto il periscopio, perché ovviamente guardate da qui. Una cosa che mi hanno spiegato che non vi ho detto dell'altro è che c'è questo sistema che serve a pressurizzare l'abitacolo, cioè tutta questa zona qui viene, come anche quella lì che fa le foto. Chi è questa persona? Scusate, pressurizzata, in modo tale che se all'esterno si utilizzano gas tossici o della roba che non volete respirare, e questo sistema appunto filtra l'aria e evita che entri dentro. Tra l'altro, visto che questo è un mezzo anfibio e non è completamente stagno, quindi l'acqua in qualche modo potrebbe e deve poter uscire, è pressurizzato. Quindi una volta che tutto è chiuso, anche se c'è qualche buchino, non entra comunque dell'aria, non c'è pericolo che vi contaminiate o respirate degli agenti tossici. What's in the canister?
Sono on fire. Questa qui è la postazione di guida. Non vi spiego nei particolari come funziona la guida del carro, perché è un pochino complicata. Magari ve lo faccio vedere dopo. Vi dico solo che non abbiamo il volante, come vedete, ma abbiamo queste due leve che danno la velocità ai due cingoli. Come funziona quindi sterzare? Perché non potete girare il volante in questa maniera. Si dà più potenza a un cingolo rispetto che l'altro, con un sistema che adesso è un pochino complicato, e il carro armato va a sterzare in una direzione o nell'altra. Ci sono ovviamente i pedali, acceleratore e freno, e c'è il cambio automatico, che praticamente con questo pedale tipo la moto voi lo andate a premere e date e togliete le marce, che arriva fino a 7, e c'è anche la retro. Visto che prima abbiamo parlato del fatto che sì, il carro armato è fatto in alluminio, ma è alluminio balistico ed è estremamente resistente, anche perché ci sono delle placche di 5 cm, mi hanno consigliato di farvi vedere com'è. Vabbè ragazzi, tutta sta storia, cioè, va bene. Non è leggero, ma mica pesa. Leva questo, quello nero. Questo qua? Vai, tira. E chi si arrabbia più mostra i muscoli che colpi. Sono già stanco. Bene, siamo arrivati adesso al terzo mezzo, quello più grosso, il pezzo forte, il pezzo grosso di questa. Eccolo, eccolo, volevo. Non parlavate di me? Allora, questo mezzo si chiama OT-64 ed è un mezzo da trasporto truppe. È un mezzo che proviene proprio dalla guerra fredda, come se fosse un luogo, lui viene da lì. È un mezzo costruito dall'ex Cecoslovacchia, che l'ha costruito insieme alla Polonia, ed è proprio degli anni 60. È un mezzo appunto da trasporto truppe, quindi è grosso perché deve trasportare in un colpo solo più personale possibile, ed è un mezzo anfibio. Anfibio proprio nel senso che galleggia e ha delle eliche dietro che vi piacciono vedere, che appunto lo fanno muovere in acqua. Allora, cosa vediamo qui dall'esterno? Poi lascerò la parola a Cavarretta per l'interno. Ciao Cavarretta. Ciao. Quindi abbiamo qui davanti la cabina di guida, okay, che è un luogo totalmente, un ambiente totalmente separato da dove stanno il resto dei passeggeri, con due persone dell'equipaggio, quindi il pilota e il capocarro. Abbiamo poi dietro il motore, che è enorme, occupa tutto questo spazio, e ve lo facciamo vedere. Quindi sopra abbiamo appunto la torretta. La torretta, appunto, il cannone che vedete è finto, quindi no, non è una Vulcan né nulla. E vediamo le ruote, che questo mezzo è interessante il modo con cui si muove. Allora, abbiamo 8 ruote. Tutte le 8 ruote sono indipendenti. La trazione ovviamente è 8x8. Indipendenti vuol dire che se anche una ruota salta per aria, non abbiamo un differenziale che ci tiene fermo in mezzo perché quella ruota gira a moto. Abbiamo un differenziale che si possono escludere, e quindi ogni ruota può viaggiare da sola. Quindi okay, se ci scoppiano tutte le ruote tranne una, il mezzo può ancora viaggiare e riportarci a casa. La cosa bella poi del sistema a ruote è che possiamo cambiare la pressione di gonfiaggio mentre viaggiamo, quindi quando andiamo nel fango le teniamo più sgonfie per andare appunto per fare più presa nel terreno. Quando usciamo sull'asfalto possiamo rigonfiarle senza neanche dover fermare il mezzo. Le ruote poi sono più resistenti di quello che sembra, perché è vero che hanno una camera d'aria, ma se vengono forate e vanno a terra, diciamo, quando sono a terra sono comunque belle rotonde, riescono a viaggiare. La cosa poi bella delle ruote è che a parità di potenza del motore rispetto al cingolo ci fa andare molto più veloci. Questo mezzo, nonostante abbia un motore che è un po' meno potente degli altri, arriva ai 100 km/h, gli altri due invece arrivano al massimo 80. Ok, qui siamo quindi sul retro del mezzo, vediamo qui dietro le due eliche. Queste due eliche quindi ci garantiscono la propulsione quando il mezzo è in acqua. Cosa interessante è che appunto quando siamo in navigazione si toglie la trazione dalle ruote, si manda tutta la potenza del motore alle eliche. Si può arrivare fino a 9 nodi in chilometri orari, non lo so, però non è poco. Ce lo metterò qui in sovraimpressione. Ecco, come fa a galleggiare? Vabbè, per la forma che ha, ma soprattutto abbiamo all'interno delle pompe di sentina. Se entra l'acqua, perché l'acqua trova sempre modo di entrare, queste pompe pescano l'acqua che si raccoglie sul fondo del mezzo e la spruzzano fuori. Tornando a noi, perché abbiamo il cambio lì fuori? Il cambio è lì fuori perché sapevamo che oggi sareste venuti a trovarci e quindi ci sembrava giusto farvene vedere almeno uno, visto che gli altri due sono più noiosi da smontare. Allora abbiamo deciso di smontarlo e metterlo fuori proprio per farvelo vedere. Ok, la riusciamo a fare senza che tu rida, che sembra proprio... Ragazzi, passate dal canale di questi due signori, è in descrizione, apparirà qui sopra, perché si fanno un mazzo tanto. Siamo di nuovo all'interno dell'ennesimo mezzo. Questo è veramente iper ultra spazioso, anche perché è adibito, come abbiamo detto prima, al trasporto delle truppe. Dove stanno le truppe all'interno di questo bellissimo mezzo? Io adesso sono sdraiato in mezzo in Slav squat, yeah yeah. Qui, in queste parti qua sono stati smontati, ma ci sono dei sedili quasi raso terra, ok, dove si possono sedere le truppe. Porta fino a 17 elementi.
elementi. Qui è il sedile dell'artigliere, che adesso... Troppo abbiamo il cambio qua in mezzo, raga, questo è il cambio, per darvi un'idea. Si vede quasi un cazzo. Questo qui è il cambio e quello là è il motore, talmente nero e imponente che neanche lo vedete. Qui sopra invece c'è la postazione che normalmente ha l'artigliere. Qui c'è una sedia che vi ho fatto vedere prima, lui può girare e gestire tutte quelle mitragliatrici gigantesche che abbiamo visto prima. Ci sono anche ovviamente i periscopi, proprio come in un sottomarino. Avete due opzioni: vederlo da così, che ovviamente ha uno specchiettino qui che vi rimbalza il segnale, oppure così. Vedete, si può girare e così potete vedere dall'altra parte. Spero si sia visto, perché sono molto lontano dalla videocamera. Molto molto figo. Quelle feritoie che vedete lì in alto, ok, sono in realtà state sostituite, sono un pochino più leggere. All'epoca invece quelle originali erano queste qui. Come potete vedere è vetro balistico, ovviamente, che era praticamente imperforabile e faceva in modo di essere sicuri, perché se per caso un proiettile entrava e cominciava a rimbalzare qua dentro, poteva fare dei gravi, gravissimi danni. Questa è la parte davanti che non vedevamo perché era separata dal motore, c'è un eco incredibile. Là c'era ovviamente chi guidava, a sto giro troviamo il manubrio ovviamente, perché non abbiamo più le due leve per gestire i cingoli, quindi è un pochino più semplice. Tutto il pannello di controllo, ovviamente il capocarro che sedeva qui e aveva sia il periscopio che poteva aprire appunto lo sportello e cominciare a gestire le cose. Tra l'altro non ve l'ho fatto vedere, ma lì c'è il pannello con tutte le impostazioni che permetteva di accendere le tre luci che ci sono sul davanti, rossa, gialla e verde, per dare il segnale agli uomini di quando scendere. Queste sono le tre luci che si andavano ad accendere. Adesso voi i colori non li vedete bene, ma questa è verde, questa è gialla e questa è rossa. Ovviamente rossa era sempre accesa perché stava a indicare che non si doveva scendere. Quando si accendeva la gialla voleva dire che ti dovevi muovere, prepararti, e verde tutti giù, si fa festa. Ultimo mezzo della giornata è quello un pochino più piccolo, però allo stesso tempo più versatile, più non è un carro armato, è un mezzo in dotazione dell'esercito italiano, è un mezzo che viene utilizzato come la loro macchina, diciamo. E siamo abituati a vederlo generalmente in Piazza Duomo, dove ci sono i vari militari che fanno l'appostamento, specialmente nelle manifestazioni. Non lo vediamo cabinato, quindi diciamo con la cabina così nel vetroresima, ma lo vediamo telonato, quindi con i teloni militari tutti mimetici. È un furgone che riesce a portare fino a 9 persone, poi i vari posti possono addirittura essere smontati o intercambiati in base a quello che devi fare, perché a volte gli si monta un armamento, una mitragliatrice, un MG, comunque per poter diciamo fare ricognizione. Esatto, quindi questo è come punta viene... proprio dal tettuccio, dal centro, come siamo esatto, abituati a vederle anche nei film. Esatto, okay. Proprio come nei film. Le cose particolari di questo mezzo possono essere sicuramente le ruote, sono entrambe motrici, quindi è un 4x4, ma può anche essere disinserita la trazione completa. I posti, vabbè, vi faccio vedere l'interno, è molto simile a una multipla. È un multiplone. La cosa che vi raccontavo prima, che fa sempre ridere con gli amici, è che l'accensione, una volta acceso, si può addirittura togliere le chiavi e il mezzo rimane acceso, proprio come i carri armati. È l'automobile dei militari, vediamola, okay. In questa maniera qua. Infatti noi lo possiamo utilizzare anche per circolare per strada, è targato. Ok, passiamo adesso all'ultimo mezzo che ci hanno messo a disposizione. Questa è una cosa un pochino particolare, non so se la possiamo... Vabbè, loro hanno detto di sì, però comunque ve la faccio vedere, ma non ero molto d'accordo perché è una di quelle cose che secondo la Convenzione di Ginevra non si potrebbe utilizzare. L'abbiamo tirato fuori soltanto per voi e anche per altre persone in realtà. E questo è l'ultimo mezzo, anche esso è un mezzo militare, lo vedete nel suo colore tipico mimetico. È un mezzo che viene utilizzato per poter trasportare persone, specialmente magari feriti. Ah, okay. Ti devo proprio inforcare. Ok, vedete? Io sono ferito. Non ce la faccio. La versione base, ma se doveste essere in un conflitto vero a fuoco, abbiamo anche la versione blindata. Vedete che questo è puro... Abbiamo anche qui una ruota 1x1, chiaramente può essere guidata da soltanto una persona, ma utilizzata in due in caso di bisogno. Domanda sui consumi? Questi fanno un consumo molto alto, vanno circa dal 3-4 bestemmie al chilometro. Questo no! Vi faccio giusto due domande sui consumi, che mentre parlavamo off camera ero interessato a sapere indicativamente quanto costano. Bella domanda! Bisogna avere sicuramente una vasta disponibilità di pompe di benzina lungo il percorso. Ok. Perché quella è la cosa più importante. Un grosso portafoglio.
E poi nel dettaglio dica lei la verità. Quindi me la butta nel culo. I consumi, vi chiederete, ma cosa ci mettiamo dentro per farlo andare? Benzina, diesel, un mix di cose? Solo benzina, quel mezzo là, gli altri due sono diesel. E i consumi come sono? Vabbè, sicuramente il diesel conviene, perché il diesel costa di meno e quindi... Poco di meno ormai. I consumi possiamo fare una media dei tre. Si va circa sui 3 litri al chilometro, che non è 3 chilometri al litro. L'ha detto? No, perché il più forte dirà, vabbè, come la Ferrari. Noi con ogni litro facciamo circa 300 metri. 300 metri sarà più o meno da qui a lì. Vi ringrazio di essere stati qui con noi. Spero che lo speciale per i 5.000 iscritti. Era lo speciale di 5.000 iscritti, non gliel'ho detto. Niente, vi sia piaciuto. Se vi state chiedendo dov'è Wargasm, se lo stanno chiedendo tutti in sala, lo sto chiedendo anch'io. Noi ci vediamo settimana prossima con il nuovo video e stay angry. Bene, spero che questo simpatico nuovo video vi sia piaciuto. In descrizione trovate il canale YouTube degli Apocast e tutti i loro link nel caso siate interessati a sapere cosa fanno più nello specifico, e speriamo che questa collaborazione duri ancora veramente tanto. Tra l'altro sarà disponibile sia sul nostro che sul loro sito la possibilità di acquistare dei pacchetti avventura all'interno dei quali potrete imparare a guidare il carro armato, a utilizzare il carro armato, a muovere la torretta del carro armato, investire le vecchie col carro armato e andare al Burger King con il carro armato. Tra l'altro, visto che siamo nel momento di sponsorizzazione dei prodotti, da Monopoly Software, sia negozio fisico che sito web, sarà disponibile ogni sabato trovare 6 prodotti in sottocosto. Quindi a rotazione sceglieremo 6 prodotti che probabilmente vi interessano, li potete acquistare a un prezzo veramente imbecille. Qui da Red è sostanzialmente tutto, è la seconda volta che vi saluto, spero di non avervi ammorbato, annoiato. Io sono sicuro che non è stato così perché sono troppo interessante. Iscrivetevi a Instagram, ragazzi, soprattutto quello del Monopoly. Roba incredibile, ma soprattutto al mio. Robe incredibile. Stay angry. Guess that I'm not your type. Why did you leave so soon? I'm scared, hoping the ghost come through. In 2077, what makes someone a criminal? Getting caught.